Coach, una vittoria su un campo pesantissimo acquisisce un doppio valore. Importante per i punti, per la classifica tanto. Importante anche per il morale dei giocatori, perché adesso hanno capito che, come dicevo prima, vincendo a Civitanova, vincendo a Modena, vincendo a Monza, adesso anche a Perugia, i giocatori iniziano di sentire e di capire che abbiamo anche i nostri argomenti quando giochiamo contro le squadre forti. E questo è bello. Ovviamente non è una partita definitiva, adesso abbiamo una serie di partite molto difficili, molto complicate, molto importanti. Oggi è andato tutto bene, nel senso che la battuta nostra, loro hanno ricevuto solo 36% di positività con la nostra battuta, quindi questo li ha tenuti un po' più lontano dalla rete. Noi sapevamo come giocano con la palla sui 3 metri, abbiamo fatto 11 muri, tante difese, contrattacchi, in contrattacco ma anche in cambio palla noi abbiamo percentuali molto molto alte, in contrattacco addirittura più alti che in cambio palla, 46% di efficienza. Rocca ha chiuso la partita con 61% di efficienza in attacco, che soprattutto contro una squadra come Perugia non si vedono questi numeri. Poi li abbiamo attaccato molto bene al centro, Aidan 71% di efficienza, Alex 64%. Nei momenti decisivi abbiamo battuto, anche nel quinto set abbiamo difeso, contrattacco, tutti chiedevano la palla, cose positive. Anche nel momento nel quale il quarto set eravamo punto a punto, per loro facevano le cose buone, la squadra è rimasta a giocare con la unica idea come vincere la partita. Questo è che mi è piaciuto. Ecco, nella storia della pallavolo veronese una vittoria con Perugia non c'era dal 2016, quindi un altro motivo in più per essere contenti di questo successo. So che a te questi numeri, diciamo, poco importano, però adesso fra 3 giorni arriva Piacenza e quindi ci si arriva con ancora più consapevolezza, ancora più fiducia. Ma dal 2016 Verona non ha vinto perché Perugia è forte, questa è la spiegazione logica, perché Perugia è molto molto forte. Oggi è andato bene, sono contento, complimenti però lo stesso a Perugia, perché ripeto, io sono molto piedi per terra, so che squadra hanno e come giocano e cosa fanno, quindi questa è una partita come tanti altri, dobbiamo stare calmi perché appunto fra 2 giorni giochiamo con Piacenza, non è facile. Ecco, poi davanti a un pubblico così rumoroso tu parli sempre dei passi in avanti che una squadra giovane deve fare. Ecco, ha dimostrato una grandissima forza perché non si è fatta condizionare da questi fattori e quindi anche nei momenti decisivi è riuscita a incidere e portare a casa 2 punti fondamentali. Complimenti al pubblico, perché io oggi non riuscivo di comunicare con la mia squadra. Hanno tanti tamburi e fanno un tifo che impedisce a me a comunicare con la squadra, e nel passato questo metteva molto in difficoltà i nostri atleti, perché quando non sentono la palla la percezione di quello che succede è diverso. Oggi però ma anche in questo siamo cresciuti, perché sono ormai diverse partite che giochiamo contro il pubblico così, quindi da questo punto di vista lo stesso stiamo acquistando nuove cose e sono contento.